padre! Il papà! Oh, papi! Mi hai sentito? Mi hai sentito, vero? Ma che non mi hai sentito? È la storia della mia vita! Lo avete notato, no? Forse che faccio finta? Nessuno si rende mai conto che ci sono anch'io, nessuno mai! Neanche i miei mi hanno mai notato. Un giorno sono andato a scuola e quando sono tornato a casa avevano traslocato. Se uno supponiamo che si sbracci e gridi sono qui, chiunque sia, comunque sia, lo noti sì. Se uno al cinema, che so, gridasse al fuoco, qui salta tutto al fuoco, lo noti sì. E anche se non sbraita ammetterai che uno prima o poi lo noterai, e questo va per tutti tranne che l'invisibile, irrilevante me. Cellofan, mister Cellofan, vuoi chiamarmi? Sì, mister Cellofan, guardando attraversarmi, sorpassarmi e non notarmi mai, ti dico Cellofan, mister Cellofan, vuoi chiamarmi? Sì, mister Cellofan, guardando attraversarmi, sorpassarmi e non notarmi mai. Ciao Lupus, non te l'ho visto, penso, stavo... Amo, mi chiamo Amo. Vabbè, chi se ne frega, dai, senti, stavo pensando al nome del bambino. Che bambino? Il figlio di Rossi, oh, sì, quello sì, che sì, nasce all'inizio autunno, settembre? Sai contare? Sì. Settembre, non puoi essere padre, però voglio che tu distribuisca sigari a tutti quanti e che te ne freghi quando gli altri scoppieranno a ridere. Riderranno, e perché dovrebbero ridere? Sanno contare, settembre, guarda, ho qui la dichiarazione di Rossi, quella in cui dici che voi non avete copulato da 4 mesi prima dell'incidente. Esatto, non abbiamo copulato per 4 mesi. Nasce inizio autunno, ma aspetta un momento. Ma io voglio che tu dimentichi tutto questo. Vedi, la mia cliente ha bisogno del tuo sostegno. Ma non quadra, non potrei essere il padre. Divorziare? Tu hai detto divorziare, no? Non vorrei lasciarla per una stupidaggine di questo genere. Invece sì. È questo che farò. Divorzierò. Tanto probabilmente lei non se ne accorgerà nemmeno. Sei ancora qui, Lotus? Ero convinto che fosse andato via, pensa. Ma sì, sono ancora qui. Credo. Se sei un gatto prima o poi, il quotidiano uomo che ti nutre e gioca un po' con te, lo noti sì. Se sei la buona moglie che ha un letto grande accanto a sé, per 7 anni un uomo tu, lo noti sì. Un uomo non è aria, io direi, malgrado tutto che lo noterei, salvo che l'uomo siamo sempre lì, sia irrisibile, indistinto, tu sai chi. Vuoi chiamarmi, sì, mister Cellofan, guardando attraversarmi, sorpassarmi e non notarmi mai, ti dico Cellofan, mister Cellofan, vuoi chiamarmi, sì, mister Cellofan, guardando attraversarmi, sorpassarmi e non notarmi mai, come ora che... Wow.
spero di non avervi portato via troppo tempo.